con il tecnico Longo per commentare questo bel Picerno, soprattutto nel primo tempo, organizzazione, tempi di gioco. Complimenti mister. Grazie, e li porterò ovviamente alla squadra, perché è meritevole di un plauso particolare oggi, vista la necessità di doversi stringere rispetto a tante assenze che avevamo. E questa è stata secondo me la nota più positiva della partita, quella che chiunque è stato chiamato in causa, anche la prima volta mi viene di ricordare Setola, addirittura era un fuorilista fino a qualche tempo fa, oggi ho scelto di farlo giocare, visto che Golfo ha avuto la febbre proprio dopo la rifinitura di ieri, e mi sembra che sia stato uno dei migliori in campo. Questo significa che la squadra dà disponibilità, si fanno trovare pronti, e per noi è importantissimo, è molto importante, quindi una vittoria che vale tanto, soprattutto per dare continuità alle prestazioni e alla nostra classifica. Nell'equilibrio del primo tempo il Picerno si è fatto preferire per come riusciva ad uscire bene e per come non ha permesso al Pescara di fare la partita. Poi forse avete sofferto i primi 10 minuti del Pescara, da un episodio è nato il gol vostro, nell'ultima mezz'ora solo con i nervi, con la forza d'inerzia nel pieno recupero il Pescara viene impensierito. Sì, è una lettura giusta, la prima parte, vale a dire il primo tempo, la squadra ha lavorato bene, sinceramente ha dominato, quando parlo di dominio ovviamente non mi permetto, è sempre una parola umile, nel senso che siamo riusciti a leggere le superiorità numeriche, siamo riusciti a fare un buon possesso. Se devo trovare una, e lo trovo ovviamente, un problema che abbiamo avuto all'interno del primo tempo è quello che secondo me nell'ultimo passaggio, vedi 3-4 passaggi per Setola, abbiamo fatto un possesso che poi era sterile tendenzialmente, perché non abbiamo impensierito, abbiamo impensierito sulla tenuta, sul mantenere la palla, quindi su quello dobbiamo sicuramente migliorare. Il secondo tempo l'avevamo previsto che il Pescara avrebbe sicuramente accelerato, siamo stati bravi a soffrire in quel momento specifico senza lasciare comunque nulla, e poi da una bella ripartenza c'è stata una giocata del singolo molto bravo D'Angelo a guadagnarsi il calcio di rigore. Da quel momento una nuova sistemazione in campo, abbiamo provato a fare una partita difensiva, siamo ripartiti in contropiede, mi dispiace per gli ultimi 5 minuti perché li avremmo potuto gestire meglio se Crespi non fa un errore di valutazione, e da quell'errore di valutazione poi abbiamo due calci d'angoli contro, abbiamo dovuto un po' soffrire. Però da questo punto di vista un plauso a tutti, perché ripeto, sono stati encomiabili, hanno fatto una partita di grande dispendio energetico e fisico. Ha fatto un'analisi perfetta mister. Prima di una domanda da studio di Massimo Profeta e Fabio Ferraresi, io le volevo chiedere se vi erano arrivate voi le voci di un interessamento forte e concreto del Pescara per Rashid Kuda, che per me questo pomeriggio ha fatto una gran partita. No, io sinceramente queste cose non spetta a me, io alleno Rashid, queste cose aspettano a essere valutate dalla società come è giusto che siano. Io alleno i calciatori che la società mi mette a disposizione, provando insieme alla società di valorizzare i giovani che mi mettono a disposizione. Una domanda da studio per il tecnico Longo che vi ascolta. Allora, siccome è afono oggi Fabio, allora mi ha incaricato di fare la domanda Emilio Longo, a cui faccio i complimenti, perché davvero noi non conoscevamo l'allenatore, il Picerno, io ho visto 2 o 3 volte in questa stagione, complimenti perché ha una grande organizzazione di gioco, e poi ha spiegato tutto con dovizia di particolari nell'intervista rilasciata a Enrico Giancarli. Però per restare in tema, Kuda, oggi l'abbiamo visto tra le linee, Kuda ce lo descrive un po' meglio, è una mezzala soprattutto? Ma è un giocatore moderno, è un centrocampista con chiare attitudini offensive. Sì, secondo me si può esaltare da mezzala in un centrocampo a tre, ma insieme a si è lavorato da sottopunta e anche da esterno in un attacco a tre. Se dovessi scegliere, direi che è sicuramente un calciatore che da mezzala, avendo più spazio a disposizione, sa attaccare gli spazi, si sa trovare nelle zone, negli spazi vuoti degli avversari, e credo che quello sia la sua collocazione migliore. Però è un calciatore moderno, dove secondo me le posizioni in campo le determinano i flussi di gioco, la ricerca di trovare gli spazi, e su questo lui è bravo. Quindi più che la dislocazione statica, credo che sia la sua modernità, sia nel fatto che dinamicamente riesce acquisire in modo intelligente gli spazi di gioco.